Buongiorno, io sono Stefania Mariani, sono l'amministratore delegato della Diateva, una società che ha sede a Fano, nelle Marche, e si occupa di biotecnologie. Sono molto contenta e ringrazio la Regione Marche per avermi invitato qua oggi in questo importante evento, Parallel Pandemics, per discutere quelle che sono le innovazioni in campo biotecnologico per la detection dei virus che soprattutto in questo momento coinvolgono, come la peste suina, il mondo animale. Fare early detection è importantissimo per uno dei goal di questo Expo, il goal che riguarda il mantenimento della nostra salute. Adesso la Regione Marche, come tutte le altre regioni, sta facendo i conti con il pericolo della peste suina africana, che è già arrivato in Italia, purtroppo, e la modalità con cui gestiremo questa nuova pandemia animale ci farà veramente la differenza, perché il danno economico, l'impatto economico sulla popolazione, sulla zootecnia è veramente devastante. E quindi abbiamo bisogno di aziende che riescano a studiare immediatamente come si può creare un blocco a questa diffusione. Dobbiamo riuscire a valorizzare le aziende che possono collaborare con il sistema veterinario, con il nostro sistema di sanità pubblica, affinché la peste suina venga intanto monitorata adeguatamente, perché il monitoraggio è fondamentale in questi casi, e soprattutto si riesca a contenerla, magari anche con un vaccino che in qualche modo possa bloccare e interrompere questa diffusione. Ecco, noi saremmo davvero orgogliosi se Diateva potesse realizzare questo vaccino, sarebbe una grande opportunità per noi ed è il motivo per cui diciamo nelle Marche abbiamo tante eccellenze, ma quella della biotecnologia ci riguarda davvero tutti, perché riguarda la nostra vita, il futuro del cibo che mangiamo e dei nostri concittadini. Quindi è importante saper fare, è importante saperlo anche promuovere, e quindi noi oggi volevamo promuovere tra le altre eccellenze quella di Diateva.